Ciao da Zio Pippo, benvenuti sul mio canale. Oggi facciamo le brioche con il tuppo. Gli ingredienti sono 500 g di farina manitoba, 125 g di burro ammorbidito, 250 ml di latte intero, un uovo, 100 g di zucchero semolato, un cucchiaino di miele, un cucchiaino di sale, una fialetta all'aroma di arancia, 150 g di lievito madre rinfrescato, che se uno vuole usare il lievito normale sono 12 g. Aggiungiamo la farina nella ciotola della planetaria con il sale e lo zucchero e facciamo mescolare dentro la planetaria. Per questo tipo di impasto usiamo il gancio. Mettiamo la ciotola e la blocchiamo e facciamo mescolare. Una volta che si sono mescolate le farine, aggiungiamo il latte e facciamo continuare a mescolare. Aggiungiamo l'uovo. Aggiungiamo il miele. Il burro. E per finire il lievito madre. La fialetta. E facciamo lavorare il tutto più o meno per un quarto d'ora, 20 minuti, a velocità 4. Quando vediamo che l'impasto si stacca dalla ciotola della planetaria, l'impasto è pronto e andiamo a preparare le brioche. Formiamo la brioche. Prendiamo un pezzo di pasta, più o meno, andiamo a pesarlo. Facciamo la parte di sotto, 100-105 grammi, ma va bene. Ci bagniamo, ci infariniamo le mani e andiamo a formare una pallina. E questa è la parte inferiore della brioche e andiamo a mettere in una teglia con carta forno. Poi tagliamo un pezzettino più o meno di 20 grammi e andiamo a formare la pallina sopra. Abbiamo formato la brioche. Con questa dose più o meno ne escono 8-9. Queste sono le brioche. I tempi di lievitazione più o meno con questo caldo sono 9 ore con il lievito madre. Dopo 9 ore il risultato è questo. In una tazza rompiamo un uovo, lo sbattiamo con una forchetta,
e aggiungiamo un po' di latte. Questo serve per spennellare sopra le brioche. Lo passiamo dappertutto. Le inforniamo a forno statico 180 gradi, forno freddo, perché continua la lievitazione nel forno. Dopo 30-35 minuti le nostre brioche sono pronte. Ci facciamo una buona spolverata di zucchero a velo. Le nostre brioche con il tuppo sono pronte, possono essere farcite a piacimento, cioè con marmellata, con Nutella, potete mettere anche il gelato. Ciao da Zio Pippo, alla prossima ricetta.